Un agente di polizia si stava dirigendo verso il luogo dell'incidente stradale sull'A75 nel Dumfriesshire, Regno Unito, quando i suoi colleghi gli hanno riferito che una delle vittime era sua moglie. La tragedia ha avuto luogo martedì 12 febbraio. La polizia ha confermato ieri che entrambe le vittime, l'autista della Nissan Qashqai, Melissa Delaney, 41 anni, e un uomo di 35 anni alla guida di un furgone Peugeot Boxer, sono deceduti sul colpo. Nell'incidente è stata coinvolta anche una Renault Clio. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto poco dopo le 6:20, ma purtroppo non è stato possibile salvare le due persone coinvolte. Nel tragico momento il marito di Melissa si stava dirigendo anch'egli sul luogo dell'incidente, quando un altro agente gli ha comunicato il nome della moglie, la 41enne deceduta. La donna lavorava come infermiera, viveva a Dumfries, nella Scozia sud-occidentale. Era una delle migliori sostenitrici di tutti i nostri membri ed era così orgogliosa delle sue due figlie, si legge in un post del club di danza. Oggi ogni singolo atleta, genitore e sostenitore sta soffrendo. Nessuna competizione o viaggio sarà più lo stesso senza di lei.